Quante cose ancora da fare? Ecco Rocco Buttiglione con noi, presidente dell'UDC, collegato da Gallipoli. Penso che abbia sentito il servizio Buttiglione, anche le parole di Grilli che esclude questa patrimoniale. Parla di un futuro calo delle tasse, sarà difficile però che lo possa mettere in atto questo governo. Buttiglione, che dice? Io dico che Grilli ha ragione, la prima cosa da fare è riportare in equilibrio il bilancio dello Stato e su questo Monti sta facendo bene il suo mestiere. Non sarei così drastico nel dire che Bersani sbaglia. Fare una patrimoniale è una cosa molto complessa, va considerata molto bene, tra l'altro non la si può fare fin quando non c'è una seria anagrafe patrimoniale e troppi patrimoni potrebbero sfuggire alla tassa, però al momento opportuno vale la pena di parlarne, può darsi che sia uno strumento da usare. Insomma, non la esclude, lei non la esclude il suo partito, l'UDC, ma dopo Monti come si affronterà la crisi? Perché possiamo pensare che si voti in primavera e possiamo pensare, è realistico pensare che a marzo la crisi sarà risolta? No, la crisi che abbiamo adesso è una crisi di lungo periodo, nessuno si faccia illusioni. Noi possiamo sperare che a primavera ci siano i primi segnali di un serio miglioramento, questo sì, ma la crisi è lunga, la crisi non è prima di tutto una crisi dello spread, tutti parlano dello spread, lo spread è come la febbre, non è la causa vera della malattia. E quindi il dopo problema Monti... vero è il lavoro. E quindi il dopo Monti, dopo Monti si affronta con Monti? Ci vuole un altro governo fatto di gente seria, che non faccia demagogia, che non butti i soldi dei contribuenti dalla finestra, che si occupi del lavoro. E il lavoro significa competitività. Il problema vero dell'Italia è che vendiamo troppo. Lei vorrebbe Monti poco dopo Monti, all'estero. Buttiglione, onorevole Buttiglione? Perché no? Senta, ci sono grandi movimenti al centro e oggi peraltro Fioroni in un'intervista al Corriere della Sera in parte criticava Casini per questa politica delle mani libere, insomma, di non dire con chi si sarà alleati fino a dopo le elezioni. Lei è d'accordo con questa politica delle mani libere o no? Ovviamente per certo, il suo partito. L'Italia non è la politica delle mani libere, è la politica della grande coalizione. L'Italia ha bisogno della collaborazione di tutti per venire fuori dai guai. E allora, se gli italiani vogliono dare la maggioranza alla destra, la danno alla destra. Se la vogliono dare alla sinistra, la danno alla sinistra. Ma se non si fidano né dell'una né dell'altra e vogliono che tutti quanti collaborino assieme, allora bisogna che la legge elettorale dia loro la possibilità anche di dire mettetevi d'accordo, lavorate assieme per il bene dell'Italia. E nel vostro immaginario questa grande coalizione da chi a chi dovrebbe andare? Da che partito sino a quale? Tutti i partiti che sentono il sentimento della responsabilità per salvare l'Italia. Corriamo un rischio gravissimo. Possiamo scivolare tra i paesi poveri del mondo. Noi siamo ancora uno dei paesi più ricchi del mondo, ma possiamo facilmente scivolare fra i paesi poveri. Dobbiamo mettere assieme tutte le nostre energie migliori per difendere la possibilità che i nostri figli abbiano una vita altrettanto positiva, altrettanto felice, altrettanto ricca come è stata la nostra. Quindi salutandola va bene anche Buttiglione insieme a Vendola? Così come si è detto ovviamente nelle scorse ore, siete due personaggi lontanissimi, insomma è difficile vedervi vicino. Noi non poniamo preclusioni a nessuno, ci sta Vendola a una politica seria di sacrifici la quale renda l'Italia più competitiva nel mondo. Se ci sta, che venga pure. Sulle questioni dei valori fondamentali, bene, saremo avversari, ma non devono far parte del programma di governo. Sul programma di governo siamo pronti a collaborare. Sui valori non negoziabili non negozieremo e daremo battaglia in Parlamento. Però io sento Vendola che dice che vuole distruggere la riforma del lavoro che ha fatto questo governo e che vuole distruggere tutte le riforme che ha fatto Monti. Il nuovo governo deve essere la continuazione migliorata della linea Monti. Abbiamo capito. Buttiglione, grazie. La salutiamo. Lei in Puglia, peraltro poco fa è intervenuto Casini sulla questione dell'Ilva di Taranto. Ha detto che questa chiusura fa rischiare un punto di non ritorno. Questa è un'altra vicenda sulla quale ci sono tante polemiche. Immagino lei con Vendola e con altri la vedete in maniera diversa. Grazie Buttiglione, buone vacanze. Grazie a voi.